Ciao amici, benvenuti nel 2018 di Essere DJ Oggi. In questo video facciamo un po' il punto della situazione su quello che è successo nel 2017 dal punto di vista della musica, con alcuni dati ed eventi particolari. Il primo punto di oggi riguarda i dati della FIMI sul mercato discografico in Italia nel primo semestre del 2017. Questi dati, di cui riporto il rapporto completo in descrizione, ci raccontano una crescita del segmento dello streaming che inizia a prendere il 44% del mercato, considerando sia quello gratuito che quello a pagamento. Di contro abbiamo una crescita piuttosto modesta dell'aumento degli iscritti ai servizi a pagamento. Si ascolta molta musica in streaming, soprattutto sul cellulare e soprattutto da parte dei giovanissimi, ma sono relativamente pochi gli utenti che sottoscrivono un abbonamento. L'Italia cresce solo dell'1% e è una crescita molto più lenta rispetto a tutti gli altri paesi europei. Il vinile, come abbiamo già detto in precedenza, cresce e passa dal 6% al 9% del mercato, mentre crolla sempre di più il CD con un meno 17%. A proposito di streaming, è importante valutare la ripartizione, come i servizi di streaming ripartiscono parte dei loro guadagni agli artisti che detengono i diritti. Sappiamo che, per esempio, Spotify ripartisce molto di più di YouTube, che YouTube, pur essendo un motore di ricerca e un portale di video, comunque è una parte molto importante dedicata alla musica, con i video dei principali artisti presenti sul pianeta, come anche di quelli emergenti. Il rapporto è di circa 7-1, ovvero Spotify paga all'incirca 7 millesimi di euro per ogni ascolto, mentre YouTube siamo circa a 1 millesimo di euro. Bene, mentre tutti gli artisti chiedono a gran voce che YouTube si adegui alla resa dei vari portali di streaming musicale, in realtà, nello stesso tempo, Google inizia a riscrivere le regole dell'intera distribuzione musicale. Nel mese di novembre è uscita la notizia della fondazione di United Master, che è una specie di casa discografica, etichetta discografica, nel quale però gli artisti possono caricare direttamente i loro contenuti, di conseguenza bypassando le case discografiche per come siamo abituati a conoscerle. L'investimento è stato di molti milioni di dollari, già 70 milioni di dollari sono stati raggiunti tramite una prima round di finanziamenti. Google fa molto sul serio da questo punto di vista e non ha quindi intenzione di iniziare a pagare come fanno gli altri. Oltre 200 milioni di dollari erano già stati investiti sul comparto della distribuzione musicale e di conseguenza Google si inserisce in questo mercato e ha intenzione in qualche modo di riscriverne le regole, e vedremo ciò cosa comporterà tutto l'apparato delle case discografiche per come siamo abituati a conoscerle. È evidente, quando un grande player si muove così, gli altri non possono stare a guardare. Infatti è del mese di dicembre la notizia dell'accordo tra Facebook e Universal Music Group. Come sapete, Facebook tende a bloccare qualsiasi tipo di contenuto musicale, non ripartisce le royalty, non è consentito quindi pubblicare musica già edita per i propri video o per i propri set. A partire dal mese di dicembre sarà invece possibile pubblicare tutto ciò che fa parte del gruppo Universal Music. Non sono ancora chiare le dimensioni dell'accordo e se ciò comporterà anche una ripartizione delle royalties, però quello che è successo è che si inizia a poter pubblicare musica edita nei contenuti di Facebook e molto probabilmente seguiranno accordi anche con le altre major discografiche. Staremo a vedere cosa succederà nel 2018, cosa comporteranno queste azioni dei grandi player mondiali e come si adeguerà l'industria musicale. Aspettiamo anche i dati del secondo semestre 2017 che si è appena concluso per quanto riguarda l'ascolto e il consumo della musica in Italia. Continua a seguire Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!